Ecos Condominiale. Voci e vicende di casa su Radio Nostalgia. Di nuovo insieme, ben ritrovati, buon giovedì da Mattia Mussi. Ciao Andrea, ciao a tutti. E dal vostro Andrea Secci. Torniamo, secondo appuntamento con Ecos Condominiali, voci e vicende di casa. Abbiamo aperto la botola, quella del condominio, quella dei condomini. Abbiamo aperto anche il nostro numero WhatsApp Telegram la scorsa settimana. Tantissime le domande che ci sono arrivate. Vuoi partire subito con le domande che ti hanno fatto gli ascoltatori? Sì, io sono qui apposta, quindi... No, la domanda è: quante persone ti hanno fermato per strada? Allora, per strada mi hanno fermato un po' di persone, nel senso che la prima domanda che fanno tutti è sempre la stessa: ma te sei quello della radio? E ho detto sì, da questo momento in poi io non sono più sono quello sei della quello radio. Della radio. E dicevamo al 338-6360114, numero attivo anche adesso, pronto a ricevere le vostre domande. Sono arrivate un po' di domande la settimana scorsa. Iniziamo ascoltandone un paio. Rispondiamo man mano, andiamo Mattia, vado, vai. Buongiorno, sono Ludovica. Ciao Ludovica. Carrara. Avrei una domanda per l'amministratore Mattia Mussi. Volevo sapere cosa succede se non dovessi pagare le rate condominiali. Bella questa. Quindi andiamo sul denaro subito, immediatamente. Gira tutto lì. Allora, non pagare le rate condominiali. Non pagare le rate condominiali è un problema. Prima battuta, perché comunque si mette in difficoltà gli altri condomini, quindi quelli che abitano con te, l'intero condominio, e soprattutto si mette in difficoltà l'amministratore. L'amministratore è lì perché deve comunque tutelare le persone che pagano. Quindi nel momento in cui c'è una persona che sfortunatamente, mettiamo che non può pagare la propria quota, può capitare, insomma. Perché può capitare, allora prima di tutto gli altri condomini devono comunque compensare la mancanza, perché comunque sì. Al condominio continuano ad arrivare bollette, consumi, servizi, quindi se una persona non può pagare, chiaramente gli altri condomini devono mettersi la mano al portafoglio, e ti lascio immaginare a te la gioia con cui lo facciano. Assolutamente. Se un condominio è di 24, poco male, ma se il condominio comincia a essere piccolo, esatto, quindi sono soldi, tanti tanti soldi. Quindi il continuare comunque sfortunatamente a non pagare il condominio mette tutti quanti in seria difficoltà. Ci fermiamo perché c'è una domanda simile. Ciao Nostalgia, ho anche una domanda. Ma se uno dei condomini non paga, devo pagare io la sua parte insieme agli altri condomini? Sì. E più o meno abbiamo già risposto, sì, in realtà sì. Anche se tutto questo si fa comunque per evitare, nei limiti del possibile, che gli altri condomini, in pari con i pagamenti, non riescano ad avere i servizi per cui hanno pagato. Cioè, ma c'è un limite? Cioè, lavori della facciata, quindi lavori importanti, 50.000 euro diviso 12, ad esempio, per stare bassi, Certo. Ok. Allora, la legge... a non pagare uno... No, è già pesante in realtà. Allora, diciamo così, la legge... soprattutto per quanto riguarda i lavori straordinari, ci impone di creare un fondo speciale all'inizio dell'importo lavori, e va effettivamente creato. Quindi prima di cominciare le lavorazioni, i soldi, so che è brutto dirlo, so che la gente non fa piacere, ma devono essere effettivamente nel conto corrente del condominio. Quindi si cerca totali? Sì, la legge imporrebbe questo, quindi la creazione di un fondo speciale di impari, importi e lavori. Ok. Questo si fa proprio per evitare che partano i lavori e poi a metà non ci siano più i soldi per pagare la ditta e quindi andare incontro a tutto quello che ne può derivare. Cioè praticamente lo Stato ha fatto la legge che poi di solito non la rispetta lui. Bravo, sì, esatto. Okay. Ma un'altra cosa interessante del fatto è che non c'è una definizione di morosità. Io manco un euro? Per la legge sono moroso. Certo, quindi, certo. Non è che la legge ti dice la morosità viene considerata sopra le 500 euro. No, bisogna rimanere in pari con le rate deliberate durante l'assemblea ordinaria del condominio. Avete delle domande da fare a Mattia Mussi? 338-6360114. Non riuscite a trattenere la domanda? Allora andate sul sito www.
mussiamministrazioni.it e gli scrivete, lui vi risponde, però se no dovete aspettare una settimana perché è già finita la puntata di oggi. Sì, sì, oggi abbiamo fatto presto. Comunque vedo che i soldi entrano, sì, sono, vabbè, importanti per le noi persone. Siamo qua, anzi Mattia è qua per rispondere a tutte le vostre domande con il suo nuovo programma ogni giovedì su Radio Nostalgia. Aspetto le vostre curiosità, a giovedì prossimo. Grazie Andrea. Ciao Mattia. Radio Nostalgia vi ha presentato Ecos Condominiale, voci e vicende di casa con Mattia Mussi.